Siamo qui con mister Laura Tomasella, una partita che possiamo riassumere come un crescendo rossignano-rosso-blu, un bellissimo primo tempo, un secondo che è diventato ancora più concreto sotto il profilo dell'incisività e due gol che hanno quindi legittimato un risultato finale di 3-0 che vi pone in una situazione di grande vantaggio rispetto al ritorno alla semifinale. Sì, direi di sì, le ragazze sono entrate in campo subito convinte, concrete e hanno fatto subito quello che avevo chiesto prima della partita, quindi hanno messo la grinta, determinazione, la voglia e tutto quello che ci sta in partite del genere. Ho detto comunque di gestire il più possibile la partita, di usare la testa e sapendo che poi comunque è una gara che si svolge sui 180 minuti. Il primo tempo è stato abbastanza giocato e combattuto, poi nel secondo tempo siamo uscite, come anche nelle due precedenti partite dove abbiamo realizzato, diciamo, la maggior parte dei gol. Quindi sono soddisfatta e è questa partita di buon auspicio, insomma, per il ritorno di Torino. Siamo qui con Ilaria Mella, una doppietta molto importante in questa semifinale d'andata, un gol nel primo tempo che ha indirizzato la partita, poi nel secondo hai messo nuovamente il tuo sigillo, nel finale un terzo gol che rispecchia l'andamento di una gara dove avete sempre giocato bene, in particolar modo nel secondo tempo. Sì, è stata una partita combattuta, una gran bella partita perché comunque loro erano forti, sapevano girare palla, sapevano giocare, però comunque noi siamo riuscite a tenere testa. Sono contenta di aver fatto i gol, ma soprattutto perché siamo riuscite a vincere e adesso vedremo nel ritorno. Siamo qui con Carlotta Modolo, nella vittoria roboante del Permacritore Veneto quest'oggi c'è sì tanto dell'attacco ma anche tanto del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo siete state capaci di spezzare spesso e volentieri le trame offensive del Torino e la partita si è indirizzata decisamente verso la sponda rossoblu. Sì, allora inizialmente siamo entrati in campo con una testa completamente diversa a quella di domenica scorsa e si è visto. E abbiamo cercato di studiare bene l'avversario nel primo tempo, infatti non siamo riuscite bene a tenere bene il campo come abbiamo fatto appunto nel secondo tempo, e nel secondo tempo appunto siamo entrate più cattive, più decise, perché abbiamo visto che la partita era alla nostra portata, potevamo benissimo fare bene. Poi nel finale è arrivato anche il tuo gol personale del 3-0, una firma personale molto importante a coronamento della tua prestazione che direi è stata ottima nelle due fasi, come la giudichi? Boh, sono contenta di aver segnato questo gol che alla fine è importante come gli altri due che abbiamo segnato, però sono più contenta della prestazione della squadra perché i gol si contano, però conta anche appunto la prestazione della squadra e abbiamo dato sicuramente filo da torcere a questo Torino e anche al ritorno faremo ancora meglio perché nulla è deciso ancora.